Stava al Cairo e il suo corpo ha parlato più di ogni cosa, ma siamo stati cauti nel dire che era morto per tortura e che i colpevoli dovevano trovarsi appunto nelle forze di sicurezza egiziane. Siamo stati fino ad oggi molto cauti nel dire questa cosa molto grave. Speravamo, pensavamo che potesse essere qualcosa di diverso. La realtà è soprattutto il corpo di Giulio Regeni, nelle autopsie dei medici legali italiani, ha parlato più di ogni altro di ogni altra cosa. La mamma di Giulio Regeni ricorda di averlo riconosciuto solo dalla punta del naso. Vorrei ricordare soltanto che la nostra sensibilizzazione per la verità e giustizia è trasversale, nel senso che sono passati tre governi, addirittura, compreso quello attualmente in carica, e siamo ancora qui a chiederci, e allora, a chiedere verità e giustizia per Giulio. Chiuderò il mio intervento dicendo perché noi siamo ancora qui e io vorrei tanto che il prossimo 25 gennaio noi veramente, in questa giornata, non dovremo più chiedere verità e giustizia, soprattutto non dovremo farlo, non dovranno farlo i familiari di Giulio. Le tappe sono queste, una tappa tristissima per noi è il 14 agosto del 2017, quando l'allora ministro degli esteri ha rimandato l'ambasciatore in Egitto normalizzando i rapporti con la motivazione che avevamo novità importanti dall'Egitto rispetto alla verità per Giulio Regeni. Nulla, nulla di tutto quello è successo. Dal 14 agosto è nata una scorta mediatica fatta da persone comuni, associazioni, che ogni 14 del mese chiedono al governo in carica novità su Giulio Regeni. Questo sta andando avanti tutti i giorni, non solo oggi. Oggi chiaramente è un giorno particolare perché lo ricordiamo in modo particolare. Ultime novità, direi, che ci sono state, anche se noi purtroppo oggi celebriamo ancora uno zero, diciamo, nella ricerca della verità e giustizia. 29 novembre, la Procura di Roma fa un'iniziativa unilaterale, quella di iscrivere nel registro degli indagati sette funzionari della National Security egiziana e lo fa in modo assolutamente unilaterale, dopo aver cercato di collaborare con gli investigatori egiziani non aver ottenuto niente. Con Amnesty, perché è importante tenere alta la memoria di Giulio, soprattutto perché non è possibile che ancora dopo 3 anni, come diceva prima Paolo, continuiamo a chiederci perché. Io sono stata dottoranda come Giulio prima, ricercatrice ora, e non faccio nient'altro di diverso rispetto a quello che faceva Giulio. Giulio si è trovato in un contesto difficile, in un contesto pericoloso, però il lavoro dei ricercatori, fare ricerca, non è nient'altro che essere liberi di ricercare ed essere liberi di andare in giro, confrontarsi e portare qualcosa di nuovo a quello che si fa. Quindi oggi è importante essere qui a nome di tutti i dottorandi, sottolineare il fatto che Giulio era uno di noi, potevamo esserci noi e poteva esserci chiunque altro. Ringraziamo Fabio e tutti i ragazzi di Amnesty che continuano a tenere accesa la memoria su questa vicenda. Ringrazio tutti. La Realpolitik impone all'Europa e all'Italia un atteggiamento ipocrita. Quello che è accaduto in Egitto a Giulio Regeni accade a tanti altri Giulio Regeni nel mondo, in paesi con i quali non abbiamo problemi a mantenere rapporti, l'Arabia Saudita, la Turchia, la Russia. Paesi in cui la violazione dei diritti fondamentali purtroppo si concretizza ogni giorno. Rispetto a questo credo che continuare non a dare alla memoria Giulio Regeni, ma la battaglia per la verità per Giulio Regeni, per capire quello che è successo, è una battaglia che deve continuare sempre con maggiore determinazione. Perché la sensazione che molti di noi hanno nel mondo, in Europa, ma fatemelo dire ultimamente anche in Italia, è che il tema dei diritti umani
si stia un po' offuscando, si stia un po' derubricando. E allora viva Amnesty International, viva la famiglia Regeni, e facciamo di questa battaglia un valore assoluto in cui riconoscerci e ricominciare una lotta in cui dobbiamo credere davvero però. Diciamo che da adesso facciamo il silenzio perché mi pare che le 19:41 sono cominciate. Grazie a tutti, adesso diamo lettura al messaggio della famiglia Regeni. E non solo, ci accompagnano ormai da 3 lunghissimi anni nel nostro percorso per cercare verità e giustizia per nostro figlio Giulio. È stato ed è un percorso di dolore, come genitori e come cittadini, ma le vostre azioni, anche piccole ma costanti e quotidiane, ci hanno aiutato a tenere sempre viva la nostra ricerca di verità. Il giallo, colore abbinato al nero, è il colore delle campagne di Amnesty, ma giallo è anche il colore di Giulio, perché la tragedia di Giulio, sostenuta da azioni e cuori solidali, sta penetrando sempre di più nelle coscienze delle persone. Il colore giallo è ormai anche il simbolo di questa condivisione. Grazie alle 150 piazze Amnesty ed altre ancora che si sono organizzate, sentiamo l'energia solidale che ci circonda ed è pronta ad aiutarci. Un'energia che non dimentica Giulio e tutto il male che ha subito, come le tante altre vittime al mondo. Noi non molliamo, né per Giulio né per tutti Giulio e le Giulia d'Egitto. Continuiamo a chiedere di sapere con forza e costanza chi è stato, perché ha ucciso Giulio. Scoprire queste verità sarà fare giustizia. Per lui e per tutti coloro che vedono violentemente offesi i loro diritti umani nel corpo e nelle idee. Non esistono altre posizioni in un paese che si ritenga democratico. Vi chiediamo di continuare a starci vicino, con azioni e modalità concrete, esprimendo la vera determinazione della scorta mediatica, che non è solo la stampa, ma anche le azioni dei cittadini. Sappiamo bene che ogni giorno avvengono violazioni dei diritti sia a livello fisico che a livello di espressione di idee. Sappiamo che molte persone nel mondo si spendono perché ciò non avvenga, ma sappiamo anche che tante persone dirigono lo sguardo altrove, attuando così un costante allontanamento emotivo. Il tempo della memoria ci sarà solo quando ci sarà verità e giustizia. Grazie ancora, Paola e Claudio Regeni. Thank you.